Valente Simone ha votato. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo al 4.34. Artini, che chiede di parlare il deputato Turco. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Questo emendamento intende introdurre nel codice penale nel nostro codice penale il reato di atti di terrorismo cibernetico. È un emendamento a prima firma del collega Artini. So che il collega aveva avuto un confronto sia con i relatori di questo provvedimento che con il governo. Mi chiedo se non sia possibile accantonarlo e votarlo come ultimo emendamento al fine di poter magari ridiscutere con il Comitato dei Nove una riformulazione. Io provo a lanciare l'invito. Onorevole D'Ambrosio, prego. Sì. Grazie Presidente, noi abbiamo valutato con attenzione, come è stato ricordato dall'onorevole Turco, appunto la insomma, molteplice sollecitazione dell'onorevole Artini che ci appunto rappresentava una possibilità di appunto accoglienza dell'emendamento. In realtà ci sono degli elementi proprio strutturali della norma che sono già presenti in una molteplicità di altre previsioni normative europee e nazionali, per cui sarebbe una ulteriore presenza normativa che andrebbe ad affollare un sistema già troppo affollato. Però possiamo invitare ad un ordine del giorno nel caso in cui lo dovessero ritenere. Grazie. Quindi parere contrario. Grazie. Il vice ministro Costa voleva parlare? No. Ok. Allora è chiaro che se lo votiamo poi diventa più problematico passare all'ordine del giorno. Comunque, se i proponenti lo mantengono, lo metto in votazione con il parere contrario di commissione. Sì, onorevole Sisto. E poi di nuovo l'onorevole Turco per mi dica. Grazie Presidente. Prego. Molto rapidamente. Noi siamo, diciamo, culturalmente contrari alla proliferazione delle fattispecie incriminatrici nel codice penale, laddove sia possibile raggiungere lo stesso obiettivo mediante gli strumenti esistenti, come mi sembra in questo caso. D'altronde, nella formulazione della norma c'è la parola evento cibernetico, che a me sembra di difficilissima enucleazione sul piano della tipicità, e laddove si vuole utilizzare il fatto tipico per supportare degli elementi di incertezza, la norma penale non ha mai funzionato. Mi sembra che pertanto queste e le altre ragioni che il collega D'Ambrosio ha rappresentato siano un buon motivo perché Forza Italia voti contro questa proposta. Va bene. Metto in votazione l'emendamento 4.34 Artini, parere contrario, commissione e governo. È aperta la votazione.